E comunque dicevo, mi scuso per il taglio, che appunto entrambi, sia lui che sia Van Housden che Mianke, sono difensori, cioè sono difensori belga, primavera dell'Inter, e ci potrebbe essere questa trattativa comunque di portarli entrambi alla corte di Mister Jenny Pancia, che sarei io per chi non lo sapesse. E sì, ho messo il mio nome e il cognome reale perché non me ne fotte niente, sotto controllo è solo il nickname che sta scritto su YouTube, ma anzi, io spero che in tanti mi chiamate con il mio vero nome perché mi fa più piacere. Comunque, eccole qua, i primi resoconti finali e possiamo iniziare a trattare. Però resoconti finali per giocatori che non ci interessano. Ma che. Vabbè, Lo Celso però prende tanto di stipendio. Mete appena arrivato. Poi ho visto a Jose Perez, però c'è Masuaku che dovrebbe prendere tanto di stipendio. Ma la Madonna. Vabbè. Niente, non ci sono arrivati. Comunque era RGM, no OGM, organismi geneticamente modificati. Vabbè, capita. Allora, Barella è salito a 74. Quindi io direi di allenare qualcun altro. Tanto ecco, Mianghe. Alleniamo Mianghe e facciamo difesa Arcigna. E mettiamo sempre Mianghe. E mettiamo, io gli mettiamo passaggi cross avanzati, quindi lo alleniamo anche nel crossare, che non fa mai male, e dovrebbe anche salire fra poco. Mannaggia, Romagna comunque si avvicina a 64. Romagna è molto molto interessante come crosta. Comunque sono due talenti, cioè il Cagliari ha un talento forte per ogni ruolo. All'attacco Han, centrocampo Barella, difesa Romagna e anche Mianghi, che comunque è buono, e in porta crosta, che hanno anche l'altro cranio, che è comunque forte. Eccoli qui i veri resoconti che ci servivano. Allora, Zampano non mi interessa più di tanto. Poi solo Zampano. Allora, Mazzitelli sarebbe molto interessante a centrocampo. Poi c'è Chocev, che questo sì che è interessante. Del Sole sarebbe, wow, sarebbe un sogno portare Del Sole. Però appena arrivato. Zajc è 65, 23 anni. Picchi sarebbe molto interessante anche lui. Marchizza è in prestito dal Sassuolo, ex intanto Gabriel Barbosa, ex Roma. Poi c'è Stefano Pettinari, 67 solamente, niente di particolare. E poi Bisoli e Rispoli, volevo vedere Rispoli che è un 71 e Bisoli che è un 68. Ok, offerta per il prestito, gli dico vabbè, ma allora, aspetta, cioè io mo vi faccio vedere, no? Come si fa? Fate rifiuto offerta e vi arriva il rifiutato. Poi prendete triangolo e bloccate le offerte. E quindi non vi arriveranno più rotture di palle per Diego Farias in prestito. Vabbè. Ok. Io mi faccio ancora domande. Allora, offerta per il trasferimento di Fabio Pisacane. Sarebbe molto irrealistico cederlo, perché comunque si impegna sempre in campo e so che comunque almeno quelli che conosco io, ovvero Miro e Samuel, non l'hanno mai criticato, anzi, gli hanno sempre fatto i complimenti. Quindi se comunque lo vogliono, io voglio almeno 3 milioni e mezzo, però inizio a chiedere 4 milioni così per farmi molto in avanti, ok, infatti, perché comunque se proprio dobbiamo cederlo, dobbiamo ricavarci dei soldi, e comunque mi concedono di prendermi un difensore comunque all'altezza. Eccolo qua, Nicolò Giannetti, 2 milioni, quanto mi 2 milioni, vabbè, vediamo se riusciamo a venderci a 3 milioni, che sarebbe davvero un affare. E fare un'offerta per il cartellino, 3 milioni, vediamo. 2 milioni e 2 più il 12%. No, ma non mi interessa la causa per la rivendita, perché comunque ha 26 anni. Non lo rivenderete a tanto, penso. 2 milioni e 8. Io voglio almeno 2 milioni e mezzo. E quindi vado sempre. Cioè, io mi prefisso una cifra e poi vado sempre. Ok, 2 milioni e 8 hanno accettato. Vado sempre al rialzo per cercare di ottenere sempre di più. E però non scendo sotto quella cifra che mi prefisso. Comunque, intanto, ridendo e scherzando, io avrei dovuto stoppare 20 giorni fa di carriera. Ma vabbè, stiamo andando avanti. Interesse per Andrea Rispoli, 3 milioni dal Toronto. Vabbè, non mi serve più che altro il terzino. E Lorenzo Ariaudo sarebbe un giocatore abbastanza interessante. Tanto che ha solo un 72. Quindi, comunque,
non ci faremo tanto affidamento, visto che già abbiamo Capuano e Cepitelli, è rotto fino alla terza di campionato, dovrebbe tornare. Comunque, Van Houten, Zigno 65, sì, infatti, lui lo iniziamo a trattare fra poco. Vicari è solo un 68, dispiace perché comunque è un ottimo giocatore. Bianchetti è un 73, quindi non è tutto sto schifo. E Jorge è un 74. Possiamo provare a trattare per Jorge e per Van Houten, che sarebbero due giocatori interessanti. Però io tratto per Van Houten, che per me è una trattativa non molto realistica, però che potrebbe rientrare nelle cerchie delle trattative del Cagliari in un futuro, perché comunque vi ho detto già, ha molte similitudini a Mianghia. Però riguardo a Jorge, che non è una trattativa. Ah, vabbè, si è appena trasferito. Ok, niente, sto sprecando il fiato, ecco. Allora, Rispoli non lo voglio più. Picchi, teniamolo in sospeso. Cioce banche. Zampano non mi serve. Lo Celso idem. Perez non mi serve. Masuaku no. Barreca chiederò ai miei direttori sportivi, anche se chiedono tantissimo. Parigini appena arrivato. Ariaudo appena arrivato. Bianchetti potrebbe, ma per ora non ci interessa. Vicari appena arrivato. Van Houten adesso lo trattiamo. Mazzitelli lo possiamo anche trattare adesso. Mazzitelli sappiamo quanto. Sì, possiamo anche trattare adesso. Quindi vediamo di fare queste due trattative. Quindi voi avete visto più o meno come funziona le trattative. Quindi io schippo. Allora, se non le dispiace, formulerei un'offerta. Allora, per Van Houten io proverei a fare un'offerta del cartellino di 500.000 euro, che comunque sono, non sono, ma la Madonna. Vabbè, dobbiamo aspettare la settimana prossima. Bello, è fallito tutto così sul più bello. Grande, grande. Allora, qua vediamo per Mazzitelli, giostriamocela meglio, perché far fallire subito una trattativa è qualcosa di strepitoso. Centrocampisti. Allora, Ionita, Cigarini, Barella mi interessano. João Pedro lo usiamo da attaccante. De Jola potrebbe farci comodo. De Sena è il capitano. Faragò non ci interessa. Quindi proviamo per Faragò. Vediamo cosa ci dicono. Vogliono un attaccante. Offre altro giocatore. Vediamo, visto che non se n'è ancora andato, no, vediamo Giannetti. 3 milioni e 2. Vediamo. Allora, Giannetti noi lo andiamo a vendere a 2,8. Abbiamo detto, ragazzi, 2,8. Quindi il valore di Mazzitelli è 2 milioni e 4 milioni e 8. Io quindi 2,8 farei 1 milione e 3. Teniamoci abbastanza bassi, che dovrebbero essere intorno ai 4 milioni e 2. 2 milioni e 2. Vedete come ci vengono a fianco. Cioè, ci vengono a cercare proprio 1,5 milioni, e no, 2 milioni e 2. Allora, io potrei fare aggiungi clausola per rivendere al 5% più 1,3 milioni, 1,350.000, 1,350.000 più il 5% più Giannetti per Mazzitelli. La cosa per la rivendita non interessa, vogliono subito i soldi. Allora facciamo 1,6 milioni, 1,650.000. Vediamo se accettano. Non offro più di 1,8 milioni, perché comunque Giannetti è in, cioè può andarsene. C'è, cioè, per il tempo per riflettere sull'offerta per Mazzitelli, quindi dobbiamo aspettare. Potremmo anche intavolare una trattativa per Picchi e per Čosev, che comunque percepiscono poco poco di stipendio e il costo non è abbastanza elevato, e potrebbero rivelarsi due centrocampisti molto molto forti. Comunque, queste sono state le trattative di oggi. Per Van Houten ci hanno sputato in un occhio. Vabbè, può succedere. Parigini 68. Però Parigini sarebbe stato molto interessante se non fosse appena arrivato. Barreca è una trattativa che è ancora in. Ecco, stop per. Non si è trovato. Ok, quindi accettata l'offerta. Quindi allora, ragazzi, aspettiamo, perché forse potrebbe arrivare il primo giocatore della serie con ovvero Mazzitelli, e non so se, penso che avrò diviso questo episodio in due. Potremmo prenderci Mazzitelli, quindi mettiamolo importante, perché comunque è un giocatore molto molto buono. Poi durata contratto metto 4 anni, quindi fine 25 anni. I termini ci soddisfano. Ignoriamo le clausole rescissorie.
E loro ci propongono 42.000 di stipendio, che è un'enormità. Allora, io direi di fare, di giostrarmela così, con il massimo numero di presenze, e gli diamo un bel 1.100.000, anzi 1.000.000, per fargli credere comunque che li avrà, che poi li avrà, perché comunque 25 partite penso che le giocherà. Gli abbassiamo lo stipendio a 33.000 e gli aumentiamo qui a 620.000. Comunque gli aumentiamo molto i bonus, però lo stipendio, ok, 20.000, beh, io la riterrei più che accettabile, dai, prende tanto tanto, però è un investimento che facciamo, che ci frutterà un ottimo, cioè secondo me è un ottimo investimento per Mazzitelli. Quindi Giannetti va al Sassuolo in cambio di Mazzitelli, e ovviamente noi gli diamo anche un conguaglio economico insieme a Giannetti. Comunque sto usando dei vocaboli incredibili in questi video. E appunto, come ho detto, penso che avrò diviso questo episodio in due, se non in tre parti. Che cosa è successo? Ah, vabbè, già l'avevo fatto, perché mi ricordavo che lo dovevo ancora fare. Comunque, davvero avrò diviso questo episodio in tantissime parti, perché sta durando un'enormità. Però vabbè, mi fa piacere così, perché vuol dire che questa carriera mi sta prendendo. Quindi, vabbè ragazzi, io vi saluto, perché vabbè, sta durando tanto questo episodio. Non mi piacerebbe dividerlo in 5-6 parti, perché comunque sarebbe abbastanza brutto. Comunque siamo arrivati al 1° di agosto con un mercato per ora ancora misero. Offerta dal Chievo Verona per Padoin. E questa mi interessa, perché finiamo con questa trattativa, dai, ci chiudiamo con la trattativa per Simone Padoin. E se mi danno un massimo di 2 milioni e 2. No, ok, vabbè. Ciao, buona giornata, buona giornata. Non si preoccupi. Allora, io direi, facciamo una cosa. Visto che ci siamo, no? Io direi di iniziare trattative, cioè di trattare sia per Picchi che per Van Housten che per Cioce, però senza fare il contratto, perché per chi non lo sapesse possiamo fare il contratto sul momento. Noi non gli andremo a fare il contratto, ma aspetterò comunque delle vostre, cioè secondo voi se faccio bene o faccio male, non so come dire. Comunque Farago lo offriamo per Picchi, ma allora gli serve una alla destra che noi non abbiamo, quindi facciamo un'offerta semplicemente per il cartellino di 700.000 euro, molto bassa, e ci sputeranno in un occhio. Ah no, ok, clausola per la rivendita io personalmente non la metto, perché è l'Empoli, con tutto il rispetto per l'Empoli, ma noi siamo in Serie A, loro sono in Serie B. Però 950.000 senza clausola di rivendita mi sembra più che giusto. Loro vogliono 1.250.000, e a sto punto io il 5% di clausola glielo metto, e però me lo devono far prendere con un massimo di 850.000 euro, dai. Dai, 940.000. Allora facciamo una cosa, facciamo tipo modifica, che ne so, mettiamo 8% e mettiamo 840.000. Vediamo. Ok, quindi Picchi potrebbe diventare un giocatore del Cagliari nello stesso giorno, quindi già adesso potremmo trattare per il contratto e subito arriva al Cagliari. Però io voglio aspettare comunque delle vostre cosa ne pensate voi? Quindi io direi di trattare anche per Cociev. Per Cociev vi offre sempre il solito Farago. Intanto vibra il telefono. Vabbè, non so se si sente. Il solito Farago, che lo voglio piazzare da qualche parte. Sempre alla destra. Offerta per il cartellino di 3 milioni per Cociev. Intanto qui squilla ancora il telefono. E ok, per Cioce non va bene, e quindi salta la trattativa. Beh, aspetteremo una settimana prossima. Comunque sto parlando tantissimo. Qua intanto ritorniamo da Zinio Van Housen. E io direi di offrire proprio Faragò. Offriamo Faragò all'Inter. Non siamo, ci accettano. Vai, pa Paolo Pancrazio Faragò, difensore centrale. Aspettate, qua non ci cascano. Ma se ci cascano, se ci cascano, olè. Aspettate, io direi di trattare, perché forse sto per fare una genialata. Allora, lo so che avrei dovuto chiedere a voi, però comunque vabbè. Ok, magnifico, sporadico. Però a che partita la giocherà? 5 anni, ti voglio davvero blindare. Mi interessi tantissimo. Non interessa, ok, nemmeno a noi interessa la clausola. E vediamo se loro, ok.
Parliamo di soldi. Allora, io gli offrirei direttamente un 8.000, 8.000 più 50.000, facciamo 100.000 di bonus di ingaggio e facciamo. Mi sembra un'offerta equa. Ok, ragazzi, quindi abbiamo appena preso Zigno Banausden in scambio alla pari con Ceppitelli. È stata una trattativa così improvvisa che però mi è piaciuta, mi è piaciuta. Quindi io vi lascio in sospeso Bianchetti, Barreca, Lo Celso lo possiamo togliere, e Picchi, e anche Ciocev. Ditemi voi cosa ne pensate, io vi saluto, vi ricordo non c'è nessuno perché è tutto sotto controllo, bella!